Buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, oggi, come promesso, prima cosa discutiamo le proposte di applicazioni, quindi una cosa che riguarda l'esame, quindi sicuramente è di vostro interesse. Prima di ancora entrare nella, nella lista delle applicazioni, ehm, quello che voglio dirvi è che adesso noi vediamo eh, questi eh, documenti che recano i requisiti, come dovete sviluppare queste applicazioni, quali metodologie dovete usare. Chiaramente voi non siete ancora in grado di capire queste metodologie perché dobbiamo ancora discuterle. Eh, quindi, quello che mi sento di dirvi è: ehm, non vi preoccupate, cioè, fidatevi della difficoltà dell'applicazione. Cioè, io capisco che voi dite, io che ne so, questa come diventerà, se sarà difficile, troppo difficile. Considerate che le sessioni di laboratorio virtuale sono pensate per aiutarvi. Cioè sono davvero un aiuto, io vi dico, non vi, non vi scrivo il codice, però vi suggerisco quali strade intraprendere piuttosto di altre. Quindi non vi dovete preoccupare per le metodologie, cioè del come si fa, vi dovete preoccupare del farlo, quello dovete farlo voi, però sul come si fa, quello riceve, su quello riceverete, eh, riceverete eh, aiuto. Partiamo. Allora, sono quasi tutti i giochi, tranne due applicazioni. Eh, ogni scheda reca i punti base e i punti massimi, che significa che eh, probabilmente non tutte le applicazioni hanno un bonus. Il bonus è opzionale per definizione: è bonus. Se lo fate più 3, in questo caso, se non lo fate, rimane il punteggio base. Il punteggio base di un'applicazione e i punti massimi ottenibili, cioè il punteggio di un'applicazione, è tale che se voi lavorate bene e l'applicazione non crash appena io l'apro quindi ci posso giocare, ci posso, la posso valutare eh, e il codice eh, è decente, non pretendo la perfezione perché siete ingegneri triennali, quindi eh, ci può stare che magari il codice non è, è un po' ridondante, questo capita spessissimo nei, nei vostri progetti di terzo anno, cioè che magari avete 500 righe di codice e le replicate in altre 500 righe di codice da un'altra parte. Chiaramente io durante lo sviluppo vi dico non fatelo, fate così, quindi vi suggerisco di non farlo. Quindi sono errori su cui, bene o male, so, mi aspetto che voi facciate questi errori perché credo che questo sia il primo vero grande progetto che si realizzate, Quindi eh, ovviamente sarò comprensivo e sarò di aiuto nel, vostro, nel caso, nel, nello scorso del progetto. Poi c'è una riga massima assegnazioni, significa che ed è anche poi riportata nella tabella riassuntiva di tutte le applicazioni, significa che questa applicazione viene prenotata via email una volta, poi una seconda volta. La terza volta dico non c'è, ok? Molto semplice. Perché faccio questo? Perché quando invece non davo il numero massimo di assegnabili capitava che tutta la classe facesse la stessa applicazione. Ora, non è questione solo di fiducia, è anche questione di diversificazione. Non posso permettere a tutta la classe di focalizzarsi solo su un'applicazione. Okay? Eh, quindi due è un numero congruo perché due applicazioni do la possibilità di farle in due modi diversi, ma già sono, se fossero tre, quattro, cinque, cinque gruppi che fanno la stessa cosa, è impossibile che la facciano in cinque modi diversi. Ci sarà ovviamente una grande condivisione dei materiali. Bene. Poi... Professore, mi scusi. Sì. Devo condividere lo schermo? Non ho condiviso lo schermo, avete ragione. Grazie. Siamo sempre in tempo, per fortuna. Perfetto. Quindi stavo discutendo eh, la prima applicazione, in particolare la struttura eh, di descrizione di tutti questi file. Quindi punti base, punti massimi, massimo numero di assegnazioni e membri del gruppo. Membri del gruppo è un requisito, cioè chi sceglie questa applicazione deve essere un gruppo che o ha minimo 2, massimo 3 in questo caso. Se fosse stato 2, 4, minimo 2, massimo 4. Questo serve per evitare che applicazioni non troppo difficili vengano svolte da gruppi numerosi, che ovviamente hanno una potenza di fuoco molto maggiore di un gruppo meno numeroso. Non è giusto, ma anche insomma. Se un'applicazione non è difficile, lo fa un gruppo da quattro, è difficile che tutti e quattro lavorino, perché l'applicazione non ha quella difficoltà tale da coinvolgere tutti e quattro i membri. Le competenze richieste, quindi qua sono elencate le competenze eh, pratico-metodologiche, in questo caso non appare nessuno degli argomenti della parte C del corso, questo perché l'approccio è veramente molto molto semplice, l'approccio di, di intelligenza artificiale. Uh, invece ci sono altre applicazioni dove l'intelligenza artificiale è più complessa di questa. Um, ok, quindi adesso parliamo delle applicazioni. Queste sono le, le, la struttura generale, requisiti, suggerimenti, bonus, vincoli, uh, si spiegano da soli. Allora, la prima applicazione è il gioco del 2048. Chi di voi conosce questo gioco per smartphone? Qualcuno di voi lo conosce. Ci avete giocato? Avete mai raggiunto il 2048? No, non ci credo, nessuno di voi l'ha mai raggiunto. Cioè qua noi abbiamo un campione di 2048, il professor Marrocco che io sono sempre stato un appassionato di 2048, però ho raggiunto massimo 1024. Non è che ci giocavo tantissimo, però non è la giustificazione, non ho mai raggiunto 2048. Lui sì, quindi voi no, io no, lui sì. Eh, facciamolo fare a lui, la, vabbè, lo saluto se, se ci guarda, che siamo colleghi, ci diamo anche consigli sulle rispettive lezioni. Eh, avete scritto qualcosa? Ah, un campione <ride> 4096. Benissimo, certo, il gioco non finisce con 2048. Lo scopo di questo gioco è quello di eh, spostare queste, queste mattonelle eh, nelle quattro direzioni possibili e eh, se io eh, ho due mattonelle adiacenti eh, uguali, queste si sommano, quindi sono potenze di 2, i due formano i 4, i 4 formano gli 8, gli 8 formano i 16 e così via, fino ad arrivare a... 2048, eh, 4096, eccetera, eccetera. Eh, la difficoltà di questo gioco è che è più ehm, io raggruppo mattonelle uguali e più queste mattonelle uguali le devo mettere da qualche parte e farne altre sempre più grandi per accoppiarle, cioè è un gioco la cui complessità di gioco cresce esponenzialmente nel tempo. All'inizio è facile, lo sanno fare anche i bambini, poi eh, si vedono i bravi dai meno bravi giocatori. Eh, il gioco, allora... Io adesso non voglio spendere troppo tempo, altrimenti ci mettiamo due ore per spiegare le applicazioni. Voglio andare dritto dritto a quali sono i pro e i contro di scegliere questa applicazione. È così che farò oggi. Pro vantaggi, contro svantaggi. Così avete un'idea di fa per me o non fa per me questa applicazione. Vantaggi: la grafica è semplice, molto semplice. Forse, di tutte le applicazioni che propongo, questa è una delle più semplici da un punto di vista grafico. Perché? Perché non ci sono texture, non ci sono animazioni. Sì, volendo, bonus. Se riuscite a far vedere la transizione, cioè le caselle che si spostano anziché teletrasportarsi, si spostano. Ma è una cavolata: si fa con un po' di sforzo rispetto a chi dovrà fare, che ne so, eh, chi dovrà fare Super Mario, anche Bejeweled, eh, che è tipo Candy Crush. Non è, ragazzi non, non stiamo parlando di, 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 di della stessa cosa è sicuramente facile da un punto di vista grafico eh, anche da un punto di vista di meccanica di gioco quali sono le tre cose su cui io valuto un'applicazione dal punto di vista di difficoltà la grafica la meccanica di gioco cioè se io ci volessi giocare quanto in tempo impiego per implementare le meccaniche necessarie per farmi giocare quindi la meccanica di gioco e l'intelligenza artificiale queste sono le tre cose che che, che valuto come difficoltà, non che valuto nel progetto, che mi fanno dire che questo è un progetto facile, medio difficile. La grafica è facile, la meccanica di gioco è facile, perché, perché ragazzi, sono caselle, una matrice, se ne metto due insieme faccio un numero che è il doppio, non è questo. Andate a vedere i scacchi, quello già è la meccanica di gioco più complicata. Intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale utilizza una tecnica euristica, si chiama Monte Carlo, e vi do addirittura un link in cui si propone, si descrive come applicare questa tecnica al gioco del 2048. Quindi, in pratica, la soluzione dell'intelligenza artificiale sta in questa pagina web, cioè io ve la do, voi dovete solo capirla e implementarla. Uh, la tecnica Monte Carlo, ragazzi, è molto banale, è una tecnica euristica che si basa sul campionamento statistico. Vi faccio un esempio terra-terra. Avete presente il pi greco? Uno dei modi per stimare per calcolare il pi greco è utilizzando la tecnica Monte Carlo. Come Mi servirebbe una lavagna, cercate di seguirmi nella mente, disegnando nella mente, non è difficilissimo. Uh, immaginate che io disegno un settore di arco, quindi ho un quadrato, disegno un quadrato e dentro questo quadrato disegno un settore di circonferenza, quindi un quarto di una circonferenza, okay? Quindi noi geometricamente sappiamo qual è il rapporto tra l'area del quadrato l'area del settore di circonferenza se il lato è r eh, l'area del quadrato è r quadro l'area del settore di circonferenza è pi greco r quadro diviso 4 ok quindi il rapporto tra queste due cose eh, ci dà eh, il valore di pi greco teorico che dobbiamo ottenere ora se io faccio una simulazione monte carlo che significa ad esempio eh, inizio a sparare dei puntini con un fucile virtuale ovviamente al computer Uh, a caso dentro questo quadrato conto il numero di puntini che capitano dentro la circonferenza e il numero di puntini che, che capitano dentro il quadrato ne faccio il rapporto e questo dovrebbe essere un rapporto del tutto simile a quello che io ottengo uh, dalla teoria e in questo modo posso calcolare stimare il valore di pi greco cioè il metodo di Monte Carlo è un metodo che prova, ci prova campiona statisticamente e quindi in maniera heuristica trova una soluzione. Quindi più che un'intelligenza artificiale è un trucchetto, ok? Quindi non è una vera e propria intelligenza artificiale. Però eh, maggiori dettagli sono disponibili in questo link, ovviamente io vi aiuto se venite presto. Io non l'ho capita sta tecnica Monte Carlo, non ce l'hai spiegata a lezione. Non ve la spiego perché è molto più facile di quelle cose che vi spiego, quindi per ragioni di spazio devo dare precedenza alle cose più difficili. Eh, però vi aiuto, se non la capite, ci mettiamo lì e eh, discutiamo di come è possibile, come possiamo approcciare questo, questo gioco. Eh, in questo link sarà spiegato se ci andate. Che il trucco è quello di eh, salvare tutti gli stati intermedi di gioco: cioè ehm, quando siete in un determinato stato come questo, dovete dire qual è la prossima mossa dell'intelligenza artificiale. Su, giù, se destra o sinistra. Dovete riavvolgere il nastro del passato e fare vari tentativi nel passato come se quelli fossero eh, gli stati in cui dovevate fare la mossa. A seconda di quello che fate nel passato, decidete la, la mossa migliore nel presente. Lo so che non, non vi è chiaro quello che vi ho detto, vi ho detto soltanto un'anteprima un, un di quello che è descritto in questo, in questo link. Quindi ragazzi, questa applicazione ha una difficoltà, consentitemi di dire, media, perché la grafica, insomma, la, la meccanica, insomma... L'intelligenza artificiale, ok, è un argomento che non spieghiamo a lezione, quindi bisogna un attimo studiarselo. Allora, in totale, dico medio. Medio, quindi per me è 18 punti. Però, se fate anche uno sforzo di animazione delle caselle, più 3 punti, bonus, arrivate a 21. Ok? Vado avanti. Posso andare avanti? Eh, oh, chiaramente questi giochi che hanno il risolutore di intelligenza artificiale. Devono anche essere giocabili dall'umano. Cioè ci deve essere un pulsante che se io attivo, il computer gioca al posto mio, c'è scritto nel, nel documento. Se non lo attivo ci gioco io, cioè io ci voglio proprio giocare al gioco, voglio vedere che funziona e poi attivo l'intelligenza artificiale. Poi abbiamo Begemon. Eh, questo è un, gioco, eh, è un gioco da tavolo, eh, forse qualcuno di voi ci sa giocare, non tutti ci sanno giocare, non è un gioco noto come la Dama, o come gli scacchi. Eh, c'è poco da dire qua ragazzi, la meccanica di gioco... È abbastanza complicata, ci sono due giocatori, ci sono due turni, eh, non è come il 2048. La grafica è un pochino più complicata del 2048, eh, ma quello che qua è difficile ed è il motivo per cui l'applicazione in media, considerando grafica, meccanica e intelligenza artificiale, diventa medio difficile, è che eh, c'è eh, un giocatore artificiale basato su eh, alberi, qua, insomma, alberi di gioco, che è una cosa che spieghiamo a lezione. Okay, però gli alberi di gioco sono complicati eh, non è come in Monte Carlo di prima eh, faremo anche un esempio in classe io in classe implementerò un albero di gioco per il gioco del Tris ovviamente questo è un gioco un po' più complicato eh, in particolare è un gioco che è, ci sono i dadi quindi è un gioco che eh, coinvolge eh, la, la casualità e quindi gli alberi di gioco insieme alla casualità si fondono per formare un nuovo tipo di eh, approccio di intelligenza artificiale che non è quello che vediamo a lezione, ma è una piccola variante di quello che vediamo a lezione. Ecco perché questo progetto è un po' più difficile della media. Perché dovete fare uno sforzo, però anche qui ci sono dei materiali che vi posso dare. Per modificare leggermente l'albero di gioco, per contemplare l'elemento casuale. Mentre gli alberi di gioco che vediamo a lezione sono deterministici. Gli scacchi sono un gioco deterministico, non c'è una componente casuale. La dama. Eh, tutti quei giochi dove non ci sono dadi, non ci sono estrazioni di carte, sono tutti giochi deterministici e questo non lo è. Quindi 21 punti di base, 23 punti massimi ottenibili se, se si possono trascinare le pedine eh, con drag and drop, ma non so se in questo caso si può applicare, eh, e se si include una funzionalità di suggerimento che suggerisce al giocatore umano la migliore mossa da fare. Quindi non solo gioca al posto mio, ma dimmi anche qual è la prossima mossa che io umano devo fare e poi continuo io. Quindi eh, è una modalità diversa dalla pura intelligenza artificiale che gioca. Cioè qua ragazzi avete l'umano che gioca contro, contro un'intelligenza artificiale e, e l'umano a sua volta chiede suggerimento all'intelligenza artificiale. Quindi avete una specie di doppia intelligenza artificiale e questo giustifica la necessità eh, di, di questa funzionalità e quindi punti in più. Eh, gruppi da 2 a 4, però 4 eh, in questo caso è un'applicazione non difficilissima, quindi 4 solo se implementano anche le funzionalità bonus, altrimenti, eh, altrimenti gruppo da 3 o gruppo da 2. Eh, ci sono una serie di requisiti, per esempio un menu, nuova partita, eh, intelligenza artificiale con livello di difficoltà selezionabile, ma questo lo capirete quando faremo gli alberi di gioco, stato della partita persistente. Questo, si vede che questo è un progetto un po' più difficile del 2048. Perché se io chiudo la partita, la riapro, devo ristabilire eh, lo stato di gioco. Quindi devo fare il salvataggio, eh, la classifica dei giocatori, eccetera. Vado avanti, se non avete domande, io vado avanti. Comunque, le domande le potete fare in qualunque momento, eh. dopo la lezione, via email, su Classroom, durante tutte le lezioni. Avete una settimana per pensarci? Perché, come ho detto scritto ieri. Eh, non potete prenotare prima di mercoledì prossimo, quindi avete una settimana senza pensare che oddio adesso mi fregano il progetto quegli altri. No, nessuno ve lo frega perché una settimana nessuno può prenotare. E poi c'è questo, questo a me piace un sacco, è eh, il primo anno che lo propongo, eh, queste sono tutte proposte mai realizzate dagli studenti, quindi non potete chiedere agli mm. studenti degli anni precedenti ma vi diranno no, io questo non l'ho fatto perché sono nuovi questi progetti, o nuovi o sono progetti non scelti negli anni precedenti. Non è che non sono stati scelti perché facevano schifo, ma perché negli anni precedenti c'era un progetto che veniva scelto da tutti ed era Super Mario, e quindi tutti quanti si focalizzavano su quello e ignoravano il resto. Questo gioco eh, credo che sia più noto a voi con un altro nome. Penso, io non sono un giocatore di Candy Crush, però so che questo gioco è stato copiato un sacco di volte. È stato proposto per la prima volta con un nome. cioè, Bejeweled è il diciamo, Uno dei primi che hanno proposto questa meccanica di gioco, non è il primo, però sicuramente uno dei più antichi, ma poi è stato scopiazzato praticamente da tutti. Io credo che ci sono migliaia e migliaia di repliche sul, sulla, sul, sul Google Store e sull'App Store di questo gioco. Voi come lo conoscete questo gioco? Sotto forma di che nome lo conoscete? Kenny Crash. Crash, ok. Ragazzi, questo comunque è una meccanica che dovreste conoscere, cioè è un puzzle game in cui. Io devo eh, selezionare una coppia di, 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 di in questo caso di gemme, queste si scambiano e se eh, ci sono tre o più gemme dello stesso tipo e colore allineate in verticale o in orizzontale, eh, queste si cancellano, scala tutta la schermata e si va avanti. E quindi chi fa il punteggio più elevato Vince, vince. non è una, una battaglia contro il, il computer, è un gioco in solitario, insomma. Eh, che tiene il punteggio più alto, poi ci sono anche i campionati, sono, sono, non lo so adesso come funzionano online queste cose. originalmente questo gioco si chiamava Be Jeweled, Jewel sta per gioiello, quindi Be Jeweled è un gioco di parole attorno alla parola gioiello, infatti questi sono smeraldi, diamanti e quello che è, rubini, quello che è. Quello che dovete fare voi è di implementare questo gioco, quindi la meccanica di gioco e la grafica di gioco. Con le animazioni, eh, sono... ok, le animazioni sono opzionali, comunque più tre punti se fate le animazioni, ma soprattutto dovete fare un risolutore di questo gioco, un giocatore artificiale che gioca al posto vostro. E quindi, così come nel caso del 2048, c'è un pulsante che se lo attivate gioca al posto vostro, qui c'è lo stato della partita persistente, la classifica dei giocatori, eccetera. Di nuovo, questo è un gioco non deterministico. Perché non è deterministico? Perché quando la schermata scende, perché io ho cancellato un, un pezzo di, 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 di scacchiera, di, 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 di griglia, ho, ho cancellato dei, degli oggetti, quelli che vengono da sopra sono estratti a caso, quindi c'è una componente casuale. Quindi sembrerebbe molto simile al Backgammon, e in effetti lo è, però il Backgammon ha un vantaggio che qui non c'è. Io però vi do un suggerimento: cioè, il Beggamon è un gioco a due giocatori, è banalmente a due giocatori, Tizio contro Caio. E quindi quando faremo gli alberi di gioco, gli alberi di gioco si prestano per giochi a due giocatori. E quindi uno dice: il 'Beggamon, alberi di gioco, ok, piccola modifica per introdurre la componente casuale, ma tutto ancora mi torna. Ma quando voi scegliete questo progetto, se non vi aiuto, voi potreste andare un po' in tilt all'inizio perché dite: Ma aspetta un attimo, dove sta il secondo giocatore? Sono io contro me stesso.' In realtà, anche se non sembra, in apparenza anche questo può essere modellato come un gioco a due giocatori. Adesso qua ne do una breve descrizione, però se voi scegliete questo gioco entriamo in profondità in questo, in questo argomento. Perché è un gioco a due turni. Nel primo turno il giocatore umano o l'artificiale al posto vostro scambia due oggetti. Nel secondo turno un ipotetico giocatore avversario elimina quegli oggetti che sono allineati e li sostituisce tramite cascata con altri oggetti. Quindi si può ancora fare un albero di gioco a due turni. Io faccio una cosa, il giocatore avversario virtuale fa un'altra cosa, però quest'altra cosa la fa con una probabilità. Ecco perché è simile al Backgammon. Nel Backgammon la probabilità coinvolge entrambi i giocatori, umano e avversario. In questo caso la probabilità coinvolge soltanto eh, l'elemento stocastico, coinvolge soltanto il giocatore avversario. Uh, quindi è una variante del backgammon dal punto di vista di intelligenza artificiale sono molto simili queste due cose quindi è anche possibile che se un gruppo sceglie backgammon e un gruppo sceglie Bejeweled ci potrebbe essere io lo, consentir lo consentirò una certa condivisione di informazioni guarda io ho la probabilità l'ho messa nella prova di gioco così tu come l'hai messa, io l'ho messa così ci può anche stare che vi scambiate informazioni da questo punto di vista anche perché i giochi sono diversi quindi più di questo non potete scambiarvi bene questo è un gioco ancora medio difficile, con punteggio massimo 23, perché la grafica non è 2048, ma non è nemmeno Super Mario. Eh, la meccanica di gioco è veramente banale, ma proprio banale. Infatti, chi fa questi giochi li mette nell'App Store e ci guadagna soldi senza intelligenza artificiale, perché quella è la difficoltà vostra. Tanto di cappello che ci sono riusciti, ma ragazzi, sforzo implementativo veramente zero. Se io qua tolgo l'intelligenza artificiale, voi questo gioco lo fate in 4-4-8, con le conoscenze di questo corso. Davvero, è molto semplice. Quindi la vera difficoltà è l'intelligenza artificiale. Pertanto, meglio difficile, membri del gruppo da 2 a 4, punti massimi 23. Andiamo avanti. Questo è uno dei giochi più facili che propongo quest'anno. Eh, meglio facile la difficoltà. Punti base 16, punti massimi 18. È una, una specie di. Il gioco delle Amazzoni ha le sue regole, ok? Si basa su una scacchiera. Ha le pedine che sono a forma di regina, come negli scacchi, solo le regine. Eh, oh ragazzi, non sto qui a spiegarvi le regole di questo gioco. Se vi interessa, andate a cercare su Wikipedia. O ci giocate da qualche parte. È più semplice degli scacchi. È una variante, non una variante, non si può dire variante. È, una, è come se fosse uno scacchi molto. Molto più semplice, è una specie di una di mezzo tra scacchi e dama. Quindi, essendo più semplice eh, è semplice anche la meccanica di gioco, più semplice dei scacchi, sicuramente, la grafica di nuovo è una scacchiera con le pedine che sono praticamente tutte uguali. E l'intelligenza artificiale è puramente deterministica. Quindi, la stessa intelligenza artificiale che vediamo in classe pari pari si può riportare in questa applicazione. Quindi questa applicazione. Ha, uh, ha tutti i vantaggi del, del caso, uh, la grafica è semplice, la meccanica è, è semplice, l'intelligenza artificiale è quella che vediamo in classe, è più una questione di fare che di, oddio, che devo fare. Mm, no, non è questo un progetto in cui mi aspetto che voi vi bloccate, vi perdete, non so che fare, è troppo difficile, non è proprio questo il caso. Questa è un'applicazione meglio facile, assolutamente. E infatti, massimo tre eh, membri del gruppo... Eh, basta, non c'è nient'altro da fare, nient'altro da, da dire. Questa è ancora più facile, questa è la più facile di tutte, 14 punti, e siamo passati da 23 di due applicazioni fa a 14 punti, quasi la metà. Eh, infatti massimo due membri nel gruppo, eh, difficoltà facile, eh, vi si chiede di eh, un'applicazione in cui si può disegnare un labirinto. E dato un punto di partenza e un punto di arrivo, l'applicazione deve trovare la strada eh, che risolve il labirinto. Quindi, questo è un risolutore di labirinti. Mace Solver, la parola risolutore di labirinti. Come si fa? Eh, la grafica, ragazzi, eh, potete farla a scacchiera, potete farla come, come proposto qui, in qualunque modo. Eh, per la parte di, eh, per la parte di eh, trovare il percorso più breve, o implementate Sicuramente è uno degli algoritmi che vediamo nel corso, quindi anche qua l'algoritmo è uno di quelli che vediamo, non bisogna vedere fuori dal corso. O lo implementate così come stava nella slide se vi va, oppure utilizzate una libreria che l'ha già implementata al posto vostro. E quindi eh, uno, pure, pur essendo pigro, questa cosa la, la fa questa applicazione. Quindi magari uno dice io i grafi non mi piacciono, però li applico, uso la libreria, la libreria fa al posto mio, capite che questa è un'applicazione a questo punto davvero facile. Ok? C'è molto da dire. Eh, questa la lascerei per ultima perché è l'applicazione più difficile di sempre. Andiamo a Snake. Snake è carino perché eh, snake noi lo facciamo in classe: noi facciamo in classe uno Snake senza texture con i quadratini tipo Nokia 33, come si chiama. Lo facciamo in classe. Ci mettiamo un'oretta e mezza. 100 righe di codice. Quindi io dico, posso fare uno Snake con 100 righe di codice? Sì. In C++, Qt, sì. Ovviamente in questo progetto si chiede magari, non lo so, mettici una grafica un po' più carina e quindi bonus più due, ma soprattutto si chiede un risolutore basato di nuovo su intelligenza artificiale. E badate che un po' state capendo che ogni progetto ha la sua intelligenza artificiale. Per esempio c'era quello che usava Monte Carlo, quello che usava il labbro di gioco standard quello che usava l'albero di gioco con componente stocastica di entrambi i giocatori quello che invece usava la componente stocastica solo in uno dei due giocatori e questo usa un algoritmo gridi goloso, la tecnica gridi la vedremo uh, a breve nel corso però questo è un algoritmo che io proprio vi propongo, cioè praticamente vi sto dando la soluzione è inutile che la leggiamo bisogna rifletterci seduti con calma e capirla è un algoritmo che si basa Comunque sulla teoria dei grafi, eh, per trovare cammini più brevi, cammini più lunghi dalla testa alla, alla, al cibo, qual è lo scopo ragazzi di questo risolutore? È di far giocare il computer a posto nostro e di non morire. Quindi immaginate, giocavate voi al Nokia, del, allo snack del Nokia, arrivavate a un punto in cui tutto lo schermo era pieno del vostro snack e voi dovevate stare attenti in maniera certosina a seguire la coda senza. Quello è l'obiettivo di questo gioco, uno snake che, che arriva a riempire tutto lo schermo, a un certo punto certo morirà perché il gioco finisce, ha una fine, quando ormai non si può allungare più. Quello è l'obiettivo di questo gioco, fa giocare la macchina, non è banale, eh? quindi è un'intelligenza artificiale. Eh, difficoltà media perché? Perché qua dal punto di vista grafico se ci mettete le texture un minimo di... Difficoltà nel ruotare la testa, farla congiungere con il resto del corpo la coda, un, un minimo di difficoltà c'è. La meccanica di gioco non mi, la facciamo noi in classe, quindi, proprio non esiste la meccanica di gioco, è già fatta. L'intelligenza artificiale, vi do l'algoritmo, quindi, per me, questa è una difficoltà in totale media. Non posso dire che è meglio difficile perché vi sto aiutando tantissimo. La grafica è facile, la meccanica già ce l'avete, l'intelligenza artificiale sta qua. Eh, dovete, però, certo implementarla e quindi capirla. Ok? Andiamo avanti. Super Mario Bros. Super Mario Bros. appare tutti gli anni e tutti gli anni è un bagno di sangue: non un bagno di sangue nel senso che i ragazzi sono scontenti, è un bagno di sangue per me perché se scelgono tutti i Super Mario Bros. io mi devo cervellare per distinguere i progetti. Quindi tipicamente davo livelli diversi. Ai ragazzi. Super Mario Bros, anche 3 l'anno scorso abbiamo fatto. L'abbiamo fatto anche in classe gli anni scorsi. Super Mario Bros. Quest'anno non lo facciamo. Perché quest'anno facciamo Pac-Man con teorie dei grafi, facciamo una cosa più didatticamente valida e anche interessante per voi, credo. Super Mario Bros, qual è la difficoltà, perché vi do di nuovo Super Mario Bros? Dite: ma allora uno può copiare dai progetti precedenti. No, perché questa volta ha una difficoltà superiore a quella dei vostri colleghi. Mentre i vostri colleghi potevano usare il motore di collisioni che sta in Qt, in Qt c'è un motore di collisioni molto grezzo, talmente grezzo che eh, è foriero di bug, cioè la maggior parte dei bug che i ragazzi mi portano all'esame sono bug non dovuti a uh, loro, non è colpa loro. Io mi accorgo che quel bug non è colpa loro, è un bug dovuto al motore di collisioni di Qt che non funziona bene, non è un, Qt non è fatto per implementare videogiochi complessi, ok? Almeno non quella parte che usiamo di QT, c'è una parte che lo è, ma non quella parte che ne usiamo. Quindi vi chiedo di implementare un motore di collisioni per Super Mario Bros. Eh, in particolare si chiede di implementare il World 1.1 di Super Mario Bros. Vi do tutte le texture, anzi addirittura vi do un progetto che abbiamo fatto in classe due o tre anni fa, in cui c'è la prima parte del World 1.1. Quindi è un bel vantaggio quello che vi do. Cioè, una parte del gioco, la meccanica e la grafica sono già implementate. È implementato, mi pare Mario che si trasforma, è implementato Mario che colpisce il, 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 il muro che si sfracella. Le caselle con il punto interrogativo, il fungo. Eh, I gomba implementato eh, le animazioni di base. Ammazza quanta roba è implementata. Mi sto quasi pentendo di avervelo dato. Però no, scherzo, non abbasso il punteggio. Però quello che ho implementato io. Si basava su un motore di collisione di QT. Voi invece dovete implementare il vostro motore di collisioni. Come sono fatti i motori di collisioni? Beh, eh, qua eh, si dà eh, un suggerimento, però in realtà i motori di collisioni si basano su degli alberi, degli alberi eh, quadri che sono quelli di questo corso, sono quelli che danno la copertina a questo corso. Sono alberi che ci servono per capire in questa porzione di spazio quali elementi ci sono là dentro, così che io, avendo una manciata di elementi in quella piccola porzione di spazio, posso fare dei test di collisione mirati. Cioè, anziché io potrei fare un approccio naif, sarebbe piglia tutti gli oggetti del gioco, quindi Mario, tutti i Gomba, le, le, le cose che spara Mario, tutti, tutti gli oggetti di gioco, e accoppie testa se stanno in collisione. Quindi prendi un oggetto, prendi un altro e vedi se si intersecano, perché alla fine quello che voi farete è un'intersezione di rettangoli. La, 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 la collision detection di Super Mario, del gioco originale, è basata su intersezione di rettangoli. Quindi è veramente semplice. I giochi di oggi hanno dei collisori che sono, dei, 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 sono degli oggetti in 3D, non è, non è intersezione di rettangoli. però se anche facendo l'intersezione di rettangoli, se la facessi tra tutte le coppie di tutti gli oggetti del gioco, il gioco andrebbe a scatti. Ta. Quindi non potete farlo, cioè potete farlo, ma non funzionerà. Allora, anziché fare l'intersezione da rettangoli tra tutte le coppie di, del, di oggetti di gioco, lo dovete fare solo tra quelle coppie che stanno in quella zona lì. Quindi avete Mario che si muove? Fate un test di intersezione tra gli oggetti che si trovano attorno a Mario. Però come facciamo a sapere quali si trovano attorno a Mario? Di nuovo, chiedo a tutti gli oggetti quali sono vicini a Mario? No, utilizzo un quad tree che mi dice in quell'area ci sono quegli oggetti. Il quad 3 trovate il link, il link con anche il codice, non in C, in Java mi pare, o in Python. E poi l'intersezione tra rettangoli, vi ho dato addirittura il link, ma mi vergogno, perché implementare una funzione che, 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 che dice true se sono due rettangoli intersecanti, mi vergogno davvero a darvi il codice. Però vabbè, ve l'ho dato. Tra l'altro sta anche in Qt correct.intersex, quindi non è, non è un problema, ok? Quindi la difficoltà di questo di questo gioco, per me è media. Perché è media? Perché è vero che il motore di collisioni dovete implementarlo da zero, però la meccanica di gioco, bene o male è quella che sta nel progetto che è già disponibile, che abbiamo fatto due anni fa, la grafica di gioco già c'è un po', cioè dovete continuare una cosa già iniziata e sostituire il motore di collisioni. Oh, è chiaro che siccome il motore di collisioni lo fate voi, stavolta, Mentre in Qt uno dice ok bug è colpa di Qt e eh no, stavolta è bug è colpa vostra. Cioè se è Mario, si, se Mario eh, nel, nelle collisioni succede che quando non è fatta bene la collisione eh, un oggetto si compenetra un altro oggetto e si bloccano, sono come se fossero legati, non si muovono più. E questo accadeva in, in Qt soprattutto con le collisioni angolo angolo. E vabbè là c'è un bug di Qt che non ci sa dire la direzione di collisione, ma voi no. In questo caso, insomma, l'obiettivo di questo progetto è di porre molta enfasi sulle collisioni, quindi non ci devono essere bug sulle collisioni. Questa è la difficoltà vera del progetto. Quindi 22 punti, eh, abbastanza alto, devo dire, come punteggio, eh, perché la parte di programmazione è tutta, c'è eh, molta, cioè molta enfasi sulla, sul motore di collisioni che ha a che fare con un albero, quindi davvero imparate qualcosa di grosso in questo progetto. Come in tutti gli altri casi, anche in altri casi ci sono alberi di gioco, algoritmi. Ogni applicazione ha una componente di eh, algoritmica. Non è soltanto implemento un gioco e basta. Questa è una cosa che ho voluto eliminare perché gli anni scorsi ehm, c'erano applicazioni dove i ragazzi lavoravano certamente tanto, imparavano molta programmazione oggetti, però a livello algoritmico, se uno implementava un livello di Super Mario, certo imparava bene la programmazione oggetti, ma che cosa c'è di Intelligente, il motore di collisioni è una componente intelligente. Ok, e poi c'è questa è una chicca di cui vado fiero quest'anno. Mi sono scienziato giorni e giorni per capire come proporre un'applicazione dello stesso livello del gestore della, eh, della, della stazione dei treni dell'anno scorso. Che ebbe un discreto successo nel gruppo che la scelse, fu contentissimo, eh, con senso di poi, ovviamente. Ed è la gestione del traffico aereo, vuoi vabbè si è passato dai treni a aerei, né, tutta sta grande, e eh no, è completamente diverso, completamente la situazione. La descrizione è abbastanza lunga, eh, ve la descrivo direttamente su questa immagine, poi i dettagli stanno chiaramente dentro l'applicazione. La, allora, l'applicazione da 25 punti, quindi è difficile, lo è, i punti sono tanti, tantissimi, e eh, si vuole implementare un gestore automatico di traffico aereo. Ragazzi, questa cosa non me la sono inventata proprio da zero, ma mi sono letto un po' di articoli, queste cose esistono davvero. Cioè, davvero negli aeroporti, nelle torri di controllo ci sono dei sistemi simili a quello che voi implementerete. Quindi quello che voi implementerete è un prototipo di un sistema industriale vero. Quindi quello che fate qui non è un giocattolo e basta, è un prototipo di qualcosa di serio, ok? Cosa dovete fare? dovete gestire uno spazio aereo, quindi vi viene dato, l'utente deve inserire, è una simulazione, quindi una simulazione è inventata, questo non è uno spazio aereo esistente, ok? Uno volendo potrebbe anche ispirarsi ad uno spazio aereo davvero esistente, però dove le trova le informazioni, ok? Non è facile reperirle. Eh, Come è fatto uno spazio aereo? È fatto di aeroporti, eh, delle rotte. Rotte fisse, ovviamente gli aerei non possono uscire di rotta eh, per definizione, eh, quindi avete aeroporti collegati da delle rotte e questo spazio aereo è diviso in settori. Cosa sono i settori? I settori sono delle aree dove non ci possono stare troppi aerei nello stesso settore, altrimenti scattano allarme perché non si possono stare? Perché gli aerei possono entrare in collisione. Qual è uno dei metodi per evitare la collisione tra aerei? Non so se. Il cambio di altitudine, tipicamente il cambio di altitudine. Quindi quando voi state, in, uh, state viaggiando in aereo, a volte può capitare che l'aereo cambi di altitudine solo di mille piedi, quel cambio probabilmente è dovuto al fatto che sta per o incrociare o passare vicino ad un altro aereo, e quindi a me è capitato dal finestrino di vedere aerei sotto di me, o aerei sopra di me, vi è mai capitato? Mai capitato? Vabbè, io ho viaggiato un po' in aereo, ci vuole un po' di, un po di tempo. Però capita che uno vede, ah guarda, ci sta un aereo sotto di noi, ovviamente mille piedi, mo non lo so quanto sono mille piedi, 300 metri sono in, 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 in metri, eh, 300 metri, eh, però lo vedete, l'aereo, eh, vede proprio bene, proprio, zzz, passa proprio veloce, se, se arriva dall'altra direzione è proprio un attimo, altrimenti può capitare anche che sta a fianco a voi, a me è capitato anche di vederlo a fianco, a due velocità diverse. Ok, quindi l'obiettivo di questo gestore automatico del traffico aereo è. Triplice perché questa è una cosa seria. Evitare collisioni in aria mantenendo una distanza verticale di almeno mille piedi tra aerei che percorrono la stessa rotta o rotte intersecanti. Quindi bisogna cambiare l'altitudine a questi aerei. Evitare congestione dello spazio aereo rispettando il limite massimo di capienza di un settore. Quindi, se c'è un settore che, per esempio, i settori hanno capienza massima, per esempio 5, sono parametri del problema, questi si regolano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, questa cosa non poteva avvenire. Questo rosso qui che io ho inserito serve per dire che questa cosa non sarebbe mai dovuta accadere. E voi dite, come faccio a evitare che in un settore non si formino delle congestioni? Secondo voi? Eh, bisogna organizzare le partenze, bisogna modificare la velocità. Quello che si dice qui è, è per raggiungere tali obiettivi, il gestore può... Imporre cambi di altitudine in un certo range, non è che li può far atterrare nel, nella prateria, cambi di velocità in un certo range, non è che può uh, farli andare a 100 km/h e vanno in picchiata, né possono superare la velocità del suono. Quindi, in un range compreso, per esempio, tra 400 e 800 km/h, il cambio di velocità a che serve? Serve che se, voi, se il vostro gestore capisce che un aereo sta per entrare in un settore che potrebbe essere congestionato. Rallentandolo ci metterà più tempo, dando modo agli altri aerei che stanno in quel settore di uscire da quel settore. Quindi il cambio di velocità è un grado di libertà che vi consente di organizzare il flusso dei voli per semplicità, ragazzi. Ci sono molte semplificazioni che rendono questo diverso da un vero uh, simulazione industriale. Nella realtà, io non posso dire a un aereo che sta a 33.000 piedi di andare a 400 km orari perché non c'è abbastanza portanza e l'aereo precipita, va in stallo. Non ce ne Noi ce ne freghiamo di questo quindi nel nostro caso a qualunque altitudine si può assegnare qualunque velocità in questo range il cambio di velocità è istantaneo. Anzi, gli aerei partono spawn, vengono generati casualmente negli aeroporti e partono con la velocità terminale, cioè lo so che è brutto, però dobbiamo introdurre queste semplificazioni. Non c'è un'accelerazione, non c'è un decollo, e un atterraggio. L'aereo quando appare eh, all'inizio di un aeroporto, appare già. Con la velocità di crociera, quindi viaggia a quella velocità di crociera eh, verso la destinazione. Voi potete ovviamente modificare questa velocità, questo sì, quindi la velocità è costante, eh, moto rettilineo uniforme, eh, non ci sono accelerazioni e decelerazioni, cambi di altitudine eh, quanti ne volete istantanei, cambi di velocità quanti ne volete istantanei. Ogni aereo dovrà recare la dicitura del suo codice. Uh, questo è un Ryanair, questo è un Alitalia la velocità in chilometri orari si vede qua piccolina 880 e, e quelli sono i, i piedi 25.000 piedi uh, in realtà nell'aeronautica si userebbero i nodi come velocità di, la velocità si misura in nodi non in chilometri orari però vabbè questa è una scelta vostra di, di presentazione questa, non è questa è una visione esemplificativa ma non è quello che dovrebbe apparire nella vostra simulazione. La vostra simulazione è più complessa di così, perché mh, dovete mettere le etichette a tutti gli aerei, a tutti gli aeroporti, dovete colorare i settori in funzione della loro congestione, ci, vuole, mh, ci vogliono dei comandi per regolare la velocità di simulazione. Ragazzi, ispiratevi al, al simulatore dei treni, dove c'è una, una barra in basso con la velocità di simulazione. Questo perché? Perché ragazzi, se noi ci mettiamo ad aspettare, cioè, voglio dire... Questa è una simulazione, se la facciamo in tempo reale, significa che si aerei ci mettono un'ora per arrivare da A a B e non è che in un'ora posso aspettare di vedere quello che succede. Quindi eh, ci sarà sicuramente un veloci un, una velocizzazione della simulazione. Un altro obiettivo è di ridurre i ritardi globali. Cioè, nel momento in cui io per evitare la congestione eh, dico ad un aereo di andare più lento o gli faccio recuperare che significa che quando poi può andare più veloce gli dico di andare alla massima velocità, ma potrebbe essere che lui non riesca a recuperare e arriva a destinazione con un ritardo. E questo ritardo magari era inevitabile, però la somma di tutti i ritardi, di tutti gli aerei, deve essere minimizzata. Eh, C'è poi un altro parametro importante ed è la probabilità di spawn. Spawn in inglese è, si usa quando, quando un oggetto appare nello schermo, per esempio Mario che. Che, che salta sulla casella e, e c'è lo spawn del fungo. Lo spawn in questo caso è un aereo che appare magicamente da un aeroporto in partenza. La probabilità di spawn è il parametro che regola praticamente la densità del traffico aereo, perché più questa probabilità è elevata e più aerei nascono in partenza da questi aeroporti. Quindi se questa probabilità è, che ne so, eh, di un aereo al minuto... Ho detto una cavolata, non potrebbe essere un aereo al minuto, almeno non in uno scenario del genere. Eh, beh, se siamo, a, se siamo in un aeroporto trafficato, i, i decolli avvengono quasi uno al minuto. Non un al minuto, uno ogni cinque minuti più o meno. Comunque, se la densità è troppo elevata, voi avete questa cartina, questa mappa, dove in ogni traiettoria ci sono una decina di aerei. Eh, ragazzi, il problema diventa irrisolvibile. Quindi questo è un parametro che voi regolate e a seconda di qual è la sua regolazione il vostro algoritmo verrà messo più in difficoltà, ovviamente. Quindi è normale che all'aumentare della densità di, dei, dei voli il ritardo globale aumenti. È normale. Però io voglio, è un parametro, che dovete eh, una manopola che dovete mettere nell'interfaccia in maniera tale che io regolandola mi accorgo di quanto sta funzionando bene oppure no il vostro algoritmo. In particolare, se la densità è regolata al minimo, non ci dovrebbe essere nessuna congestione, non ci dovrebbe essere nessun ritardo perché tutto deve andare come deve andare. Mano a mano aumentando questa manopola, questa densità di volo, eh, dovrebbe l'algoritmo cominciare a entrare in gioco per gestire al meglio il traffico aereo. Quindi, eh, ridurre le velocità a quelli che devono entrare in uno spazio aereo. Un'altra cosa che rende questo progetto difficile è che questo devo ancora deciderlo, lo decido insieme ai ragazzi che sceglieranno se sceglieranno questo progetto. è… Ma la mappa chi ce la dà? Chi ci dà questa mappa con gli aeroporti, eh, le rotte e i settori? I ragazzi dell'anno scorso eh, avevano lo stesso problema con i treni e riuscirono a scrivere una, un, una funzione, una procedura di generazione automatica della mappa in funzione dei parametri. Quindi quanti binari vuoi, quante vie vuoi, quanti binari in uscita, in funzione di questi parametri, loro generavano una mappa casuale che aderiva a quei parametri. La figata. Se è possibile fare la stessa cosa qui e ne parliamo insieme, ve la faccio fare. Non deve essere però la cosa più difficile del problema, altrimenti diventa quello l'applicazione stessa. Se non è possibile, lo facciamo disegnando. Quindi con uno strumento di disegno, Qt offre strumenti di disegno, come ho fatto io in PowerPoint, piazzo le palline sullo schermo, collego con le freccette, divido in settori e si fa. Se invece si fa automaticamente, automaticamente significa piazza delle palli, dei pallini che sono gli aeroporti ad una certa distanza tra di loro. Non ha senso fare due aeroporti a distanza di 10 km, e con una certa distribuzione dello spazio. Collegali con una certa casualità, che ne so, collega a quelli vicini, a quegli altri vicini con un certo criterio. Questa non è la cosa difficile. La cosa difficile è dividere lo spazio aereo perché si dice che i settori devono essere tali che uno spazio aereo contenga un numero di aeroporti inferiore a, per esempio, due. In questo caso abbiamo questo settore che ne ha due, questo settore qui che ne ha uno, questo ne ha due, questo ne ha uno, questo ne ha due e questo ne ha uno. Non è proprio banale dividere uno spazio in settori, tale che questo è un grafo, tale che i nodi del grafo si trovino all'interno di questi settori in un numero non eccedente due. Questo non è banale, questo usa teoria dei grafi. Vediamo se riusciamo a farlo in maniera automatica. Se non ci riusciamo, sono disponibile a, a, a rilassare questo requisito del, del progetto. I progetti hanno una certa contrattazione, non tutti ovviamente. Il gioco delle Amazon non ha nessuna contrattazione. I giochi più difficili come questo, le applicazioni più difficili come questo, hanno una contrattazione. Cioè, una volta che voi lo scegliete, ci mettiamo e capiamo quello che si può fare nel rispetto ovviamente del punteggio disponibile, qui non è che dici elimino la generazione, elimino la gestione del traffico aereo e faccio solo una simulazione che fa vedere le cose che si muovono senza fare nessun intervento, cambio di altitudine, no, quella non è contrattazione, quello è proprio cancella il progetto e fai solo l'animazione, no. Ok, il progetto è difficile, da 2 a 4, insomma non c'è molto altro da dire. Usa la teoria dei grafi, probabilmente, la teoria dei grafi, la teoria dei flussi, eh, la teoria dei grafi è un argomento che facciamo in questo corso e poi vediamo, ok? Eh, poi, eh, questa è una cosa che propongo tutti gli anni, eh, questa è una, è una, più che un'applicazione, è un rendere graficamente visibile un algoritmo tra quelli del corso, cioè... Questo cosa è fatto di algoritmi nella parte C, per esempio un algoritmo di ordinamento, fammelo vedere. Vedere significa disegnarlo a schermo. Per esempio, eh, ci sono tutta una serie di siti dove trovate ispirazione. C'è un sito che si chiama Visual Algo. Visual Algo. Visualizing Data Structures and Algorithms. In cui, per esempio, che ne so, vogliamo visualizzare ehm, come si fa l'esplorazione di un grafo. E quindi, adesso io non so come far partire la cosa, Qui ci stanno un sacco di. sì, c'è la parte di disegno del grafo, la parte di. Eh, insomma, è una, una interfaccia grafica in cui io disegno la struttura dati e vedo visualmente cosa sta succedendo quando svolgo un algoritmo. Un po' quello che sta nelle slide. Nelle slide ci sono delle figure statiche in cui si vede cosa succede a quella struttura dati, ad un albero cosa succede se elimino un, un nodo ad un grafo, che succede. Questo deve essere dinamico, deve essere visibile, quindi prendete ispirazione da questi siti e realizzatelo uh, in questa applicazione. Un'applicazione che è di due tipi. Facile se scegliete struttura dati array, perché l'array è un array. Un po' difficile se scegliete alberi e grafi, perché l'albero e grafo già solo per disegnarlo è difficile e bisogna poi anche animarlo. Quindi addirittura si arriva a 25 punti se si fanno tutte le animazioni come se fosse un gioco per vedere quello che succede e perché nessun limite di assegnazioni perché ogni studente ogni gruppo sceglie un algoritmo e quindi io ne so io ho scelto il Bulbasaur no, non lo potete scegliere, non è di questo corso però per esempio, io ho scelto il Sort, beh, non lo potrà scegliere nessun altro chiaro? il Sort sarebbe su Array quindi quanti punti posso dare per l'animazione di un Sort, 12 punti ok? Perché c'è poco da fare poi un'applicazione difficile anche questa che nessuno mai ha scelto è un'applicazione di utilità è una cosa veramente utile ragazzi che mh, se la fate la potete usare voi, i vostri amici, mettere su github, vendere tra virgolette è un'applicazione di sincronizzazione eh, di cartelle avete mai dovuto avete avuto il problema di fare backup? Come fate il backup voi su un disco esterno? rifate fate il backup? li fate su cloud? Dove fate il backup? Le mettete su cloud le cose. Okay. Effettivamente oggi questi strumenti sono meno utili del passato perché io tengo tutto nel cloud, quindi le modifiche che io faccio in locale vengono poi eh, ripercosse sul cloud. Però se devo fare il backup di 500, 400 GB di roba, che so, film, musica, tutte le cose che scaricate, non le fate su cloud. Non avete questo spazio lui sì, ma non ce l'avete tutti sto spazio, dai qualcuno di voi fa il backup di tutte le vostre cose su qualche disco, vabbè se non lo fate non lo fate, non vi posso costringere io lo facevo, forse non si usa più effettivamente il problema qual è? che se voi fate il backup eh, dovete utilizzare un programma perché se non utilizzate un programma ad hoc, cosa fate? cancellate quello che sta dentro e ci mettete la nuova copia del backup, e a voi a te bisogna cancellare, riscrivere cancellare, riscrivere i dischi si consumano, non si fa così, quindi si usano dei programmi. Si usavano si usano ancora dei programmi di sincronizzazione. Cioè, io ho sul mio backup dei file, cartelle molto complicate, una struttura complicata. Ho sul mio computer una struttura. Bisogna trovare il numero minimo di operazioni da svolgere per far coincidere le due cose. Cioè, se io qua ho dei file che sono gli stessi file che io ho in locale, ma hanno un nome diverso. Io non faccio la cancellazione e ce le rimetto, ma faccio una ridenominazione. Okay? Oppure se ho una cartella che ha 9 uh, eh, puntate di 10 di una stagione e qua in locale ne ho 10 di quelle puntate, non faccio l'eliminazione di quella cartella e ci rimetto la cartella con tutta la stagione. Aggiungo la puntata mancante, cioè faccio il numero minimo di operazioni per uh, sincronizzare la cartella di, di sorgente con la cartella di destinazione. Questa cosa si fa eh, con eh, la programmazione dinamica, che è una tecnica che vedremo a breve. E qua serve anche programmazione concorrente perché accedere a disco attesa si blocca l'interfaccia grafica. Quindi bisogna usare sicuramente un thread, almeno un thread apposito, e è un'applicazione difficile, ragazzi, è un'applicazione di utilità difficile, perché bisogna eh, trovare appunto questo eh, insieme minimo di operazioni da svolgere poi eh, per far coincidere le due, le due cose è difficile anche perché voi dovete fare degli tentativi, non è come un gioco che uno dice io ci gioco e se funziona funziona qui voi dovete proprio fare delle prove avere quindi una sorgente, una destinazione e vedere se le cose stanno funzionando quindi è anche difficile da sperimentare da provare questa, questa applicazione e questo rende sicuramente difficile okay? a livello di interfaccia è un'applicazione di utilità, quindi non è un gioco, non ci sono animazioni, ci sono menu, ci sono tab, ci sono pulsanti, è un'applicazione di utilità. Bene, arriviamo all'ultima applicazione che ha ben 27 punti a disposizione, cioè praticamente questa applicazione vi spalanca le porte di un voto alto all'esame, però è molto difficile, io quasi quasi eliminerei la possibilità di gruppi da tre lo rendo possibile perché non si sa mai, magari sono tre molto affiatati, ma io direi che questa è davvero molto difficile. Questa applicazione pretende di sviluppare un risolutore del gioco minimetro. Qualcuno ha mai giocato al gioco minimetro? Qualcuno di voi sì, qualcuno di voi no. È un gioco carinissimo che ha spopolato nei Google Store e App Store, gratuito tra l'altro, in cui... Si parte da una mappa vuota dove non ci sono stazioni metropolitane. Minimetro sta per metropolitane. Quindi, per esempio, questa è Manhattan, questo è Queens, no, Queens, Brooklyn, vabbè, questa è New York. E mano a mano, durante il gioco, appaiono delle stazioni nuove, come se fossero costruite ex novo. È il gioco che ce le fa apparire in maniera casuale, tra l'altro. Quello che deve fare il giocatore è collegare queste stazioni attraverso delle linee metropolitane per soddisfare le necessità dei passeggeri. Quindi ci sta un passeggero che, per esempio, pas i passeggeri sono questi pallini neri, questi eh, elementi neri. Questo è un passeggero che sta qui in attesa di un vagone, di un, un con con convoglio che lo porti alla più vicina stazione che ha la forma pallino. Oppure questi tre passeggeri sono tre tizi che aspettano un vagone. Che li porti ad una stazione di forma rombo. Quindi prenderanno probabilmente la linea viola oppure la linea rossa, anche se la linea rossa fa un percorso un po' più azicocolato. È un problema. Cioè, non solo dovete implementare il gioco. Quindi, io disegno con il mouse queste linee metropolitane per congiungere le stazioni e soddisfare i bisogni dei passeggeri. E questa cosa la deve fare una macchina. Quindi, una macchina, un algoritmo. Deve eh, disegnare da solo queste linee, deve risolvere il problema del minimetro. Il minimetro è un gioco che fallisce game over quando questi tizi stanno troppo in attesa. Eh, hanno, a un certo punto compare una, un pallino di attesa, una barra di progresso che fa dire che se, se loro non vengono caricati su un vagone il prima possibile, eh, quando scade la loro attesa, boh, finisce il gioco perché eh, significa che noi progettisti della linea metropolitana non siamo stati abbastanza bravi per eh, massimizzare i flussi dei passeggeri attraverso questa mappa. Quindi ragazzi, questo è veramente un gioco bellissimo, molto intelligente, devo dire, anche per il giocatore che ci gioca e quindi complesso per la macchina che risolve questo gioco. Questo è ovviamente, più un'applicazione è difficile e più io do supporto e do anche possibilità di contrattazione. Cioè, eh, non c'è scritto qua, ma ve lo dico a voce. Ovviamente, questa è una delle applicazioni dove io do la, ma la maggior possibilità di contrattazione. Significa che magari il gioco così com'è quello originale è troppo complesso, lo semplifichiamo un pochettino. Eh, cose di questo tipo. Ok. Per esempio, nel gioco originale ci sono i ponti. I ponti sono difficili perché si hanno a disposizione un numero limitato di ponti e se non ho più ponti eh, è un problema collegare per esempio l'altra isola quindi magari aboliamo le isole, aboliamo i ponti, aboliamo i tunnel eh, aboliamo magari i vagoni più veloci da quelli più velo meno veloci una serie di semplificazioni che vi rendono ovviamente la vita più agevole però nonostante tutte le semplificazioni questo rimane comunque un'applicazione difficile che farà probabilmente sicuramente uso di algoritmi sui grafi quindi 27 punti sono quelli a disposizione. Bene, io ho terminato la presentazione di tutte le applicazioni. Domande online o in presenza? Io ho realizzato già un, uh, un file con tutte le uh, uh, applicazioni assegnabili, quasi tutte quante applicazioni assegnabili, due volte massimo, e il numero delle assegnate. Quindi questo file è in tempo reale, mantenuto, voi lo vedete su, su Drive, sta su Drive in tecniche di programmazione e applicazioni, quindi eh, ogni volta che mi arriva una prenotazione via email, a seconda dell'ora in cui mi arriva, cioè chi arriva prima arriva prima, quindi chi arriva prima per me è assegnato e io do questa assegnazione. Detto questo però ci sono una serie di, eh, di regole di... di, di di Domande che voi potreste farmi e che qui sono già elencate. Se me ne fate altre, io le inserisco in questo file che sta sempre allo stesso percorso. Frequently Asked Questions, e ci metto le risposte alle vostre domande. Per esempio, come prenoto un'applicazione? Ma l'abbiamo già detto a partire da mercoledì prossimo via prenotazione, via email da parte di un gruppo già formato. Siamo costretti a scegliere l'applicazione durante il corso? Cioè, che succede se io me ne disinteresso e lo faccio dopo? Va bene, però chiaramente, se tu volevi un'applicazione e l'hanno già scelta altri, non la puoi scegliere. Sono arrivati altri prima di te, però va bene. Ah, tra l'altro, quante applicazioni ci sono disponibili? Due per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quindi almeno 20 applicazioni tranne quella di simulazione. Ogni applicazione ha più o meno 3 membri in media di gruppo, quindi 3. Per 20 assegnabili fa 60, voi siete 50 iscritti a Classroom, quindi le applicazioni coprono il numero di studenti presenti. Per quello ho dovuto farne di più quest'anno. Ehm, altre domande, ma se noi facciamo un gruppo e poi qualcun altro vuole entrare nel nostro gruppo, si può fare questa cosa? Sì, si può fare se i lavori non sono ancora entrati nel vivo. Che significa nel vivo? Certo non significa aver configurato l'ambiente né significa aver scritto uh, 100 righe di codice, quello non è entrare nel vivo, entrare nel vivo significa che già c'è un, un prototipo funzionante, c'è già una strategia, avete scritto delle classi, in quel caso non si può, è successo in passato e non mi è piaciuta questa cosa, perché chi entra a progetto quasi finito, è, è successo che un gruppo ha consentito uno studente ad entrare, il progetto era quasi finito, mancava proprio niente. E infatti questo ragazzo si è trovato a fare cose molto semplici alla fine. Eh, ha fatto da tester, ha fatto, da, ha fatto il salvataggio, però non ha fatto tutto il resto insieme agli altri ragazzi. Quindi io gli ho dovuto dare lo stesso punteggio degli altri, ma non era giusto. Per me non è giusto. Quindi, ok, il gruppo può aumentare, ovviamente se l'applicazione lo consente, da 3 passa a 4 se l'applicazione lo consente, ma non nel vivo. Quindi, voi me lo dovete comunicare in quel momento mi mandate il codice insieme, vediamo quanto avete fatto se avete fatto non tanto, va bene. Ma il docente terrà conto della difficoltà dell'applicazione in rapporto al numero di membri del progetto: cioè, se noi siamo un gruppo da 3 o A da 2 e scegliamo un'applicazione un po' forse troppo complessa per il nostro gruppo da 2. Il docente ne terrà conto che noi siamo più piccini rispetto ad altri gruppi da quattro che con la stessa applicazione se la mangiano. Innanzitutto non è vero che se la mangiano perché? Perché quando il lavoro è di mente, e non è di quantità, quando il lavoro è di qualità, avere troppe menti che ragionano potrebbe essere un ostacolo. Ed è successo anche questo. È successo che eh, quando si è in troppi su uno stesso problema, non si trovi un accordo nel fare una cosa. Cioè, è successo che in un gruppo, quindi, i, i ragazzi avevano scelto quasi due strade per risolvere un problema. E non collaborando, però, si sono un po' persi nel scegliere queste due strade. Invece i gruppi da due, un po' più affiatati, erano più convinti di quello che facevano e anche più collaborativi tra di loro. Non sto dicendo che questa è una regola, due è meglio di quattro, no. Anzi, ci sono progetti dove le cose da fare sono così tante, cioè c'è la quantità, in quel caso il gruppo serve essere numeroso. Però sto dicendo che io ne terrò conto, ovviamente, se il gruppo è piccolo rispetto alla difficoltà, e eh, farò di tutto per appianare la situazione. Quindi, se l'applicazione si rivela più difficile di quello che è stato promesso, ne tengo conto. Se il gruppo è più piccolo rispetto ad altri che hanno fatto quella stessa applicazione, ne tengo conto, eccetera, eccetera. Quindi io terrò conto di tutto quello di cui bisogna tenere conto. Per evitare che un gruppo sia avvantaggiato rispetto ad un altro. Quello che, quello che non posso evitare, e che è successo l'anno scorso, ci possono essere situazioni di, di vantaggio. L'anno scorso il gruppo che scelse il train station manager inizialmente veniva additato dagli altri come il gruppo più folle, perché scelse un'applicazione che sulla carta, un giorno come quello di oggi, in cui presentare applicazioni, sembrava un progetto impossibile. Loro ebbero il coraggio di sceglierlo furono gli unici durante lo svolgimento del progetto, ci accorgemmo sia loro sia io loro vendono a ricevimento anche nelle sessioni. Io professore ma noi più di questo non possiamo fare. Cioè, l'applicazione si sta rivelando più semplice di quello che sembrava sulla carta, cioè, da che tutta quella intelligenza artificiale che bisognava implementare, stringi, stringi, la cosa era più semplice di quello che sembrava. Io non ho potuto diminuire il punteggio disponibile che era 25 in quel caso e quindi loro hanno preso 25 svolgendo un progetto di una difficoltà che non era esattamente quella pre prevista. Quello è un caso di vantaggio, ma io non posso evitarlo, cioè se io vi prometto tot punti non posso scendere, posso salire perché si rivela più difficile, ma non posso scendere. Quindi può succedere che un gruppo sarà più fortunato di un altro perché avrà scelto un'applicazione che sulla carta era più difficile. E poi si è rivelata più facile, ma può anche non succedere, quindi non è detto che quell'applicazione degli aerei sia la stessa dell'anno scorso. Potrebbe rivelarsi un'altra volta una cosa semplice, o potrebbe rivelarsi una cosa talmente difficile che, che merita tutti quei punti a disposizione. È possibile svolgere l'applicazione in maniera individuale anziché in gruppo? Ora è vero che siamo in modalità blended, è vero che ci è stato vietato, proprio vietato, l'utilizzo dell'aula informatica e del resto nemmeno posso consentirvi di lavorare in gruppo qui perché dovete mantenere la distanza quindi è vero tutto questo ma è anche vero che là fuori nel mondo si continua a lavorare in gruppo a distanza tramite cloud tramite meet tramite webcam eccetera quindi così come il mondo là fuori continua a farlo anche noi continuiamo a farlo perché noi nella nostra Uh, se voi andate a vedere negli obiettivi del corso di laurea in ingegneria informatica, troverete che uno degli obiettivi è la capacità di lavoro in team, in gruppo. È uno degli obiettivi anche di questo corso, tecniche di programmazione. Quindi, se voi non lavorate in gruppo, è come se non aveste superato uno degli obiettivi del corso, raggiunto uno degli obiettivi del corso. Non significa che l'esame non ve lo do, ovviamente ve lo convalido, però... Non avete raggiunto un obiettivo né del corso né della laurea. Quindi io vi invito, vi incoraggio a lavorare in gruppo. Anche gruppi da due vedendovi tramite Meet, in situazioni eccezionali ne parliamo. Okay? Può capitare che uno studente non ha contatti con nessun altro studente per vari motivi. Magari uno studente lavoratore che in classe mai ci è venuto, mai ha conosciuto altri studenti. Eh, in quel caso vediamo: certo, se ci sono 5-6 Casi come questo io tenderò ad accoppiarli, sarò io quindi a fare gruppi in quel caso. Posso usare codice trovato sul web? Certamente, anzi in alcuni progetti sono io che vi do la fonte, eh, a patto che non copra più o meno più del 30% dell'implementazione dell del progetto. Cioè a che serve questo requisito, questo vincolo? Se io trovo il progetto già implementato... Uh, il 100%, proprio già implementato così com'è, non va bene, ovviamente non va bene, ma è difficile che avvenga perché è difficile? Perché ragazzi, negli altri corsi universitari non si fanno applicazioni. cioè È difficile che voi trovate un altro corso di un'altra università in cui ci sono queste applicazioni. Eh, soprattutto in una triennale, questa cosa non avviene. È difficile che ci siano queste stesse applicazioni fatte in QT, in C. Quello che potete trovare, magari l'intelligenza artificiale per quel gioco fatte in un altro linguaggio o in questo linguaggio. Per esempio, potreste trovare qualcosa su Begemon? Sì, potreste. Potreste trovare qualcosa su 2048? Eh, sicuramente, anche più di uno. Potreste trovare qualcosa su Minimetro? Mi, mm, molto più difficile. Qualcosa su Snake? Sì. Beh, quello che vi ho scritto io l'ho preso io da una fonte, quindi ovviamente sì. Sì, potreste trovare qualcosa. Potete usarlo, dovete capirlo, dovete integrarlo nella vostra applicazione e non deve coprire più del 30% dell'applicazione, ma non lo coprirà. È impossibile, è quasi impossibile che, av che avvenga. Posso proporre un'applicazione diversa da quelle che mi hai fatto vedere oggi? Certo, va concordata. Deve soddisfare i requisiti del corso, cioè deve contenere una parte non banale di algoritmo eh, e se poi va bene... Allora quella diventa una delle applicazioni del corso. Quindi non è la vostra. Se voi la volete fare, dovete scrivere un documento come quelli che avete visto. Io lo metto nella cartella di drive e qualche altro gruppo potrebbe sceglierla. Ovviamente, di nuovo, massimo due assegnazioni. Quindi non avete l'esclusiva se proponete un'applicazione. Non è giusto che dice, questa è mia, e solo mia. Dovete anche condividere con gli altri. Eh, certo, se la proponete voi, è molto probabile che nessun altro voglia farla. Eh, L'anno scorso chi ha proposto Pac-Man l'hanno fatta solo loro. Chi ha proposto ehm, scusate, Pokémon l'hanno fatta solo loro. Chi ha proposto Meta l'hanno fatto solo loro. Fatemi almeno un'altra domanda. Poi magari rispondo con calma. Avrete sicuramente delle domande su tutto questo che abbiamo visto è importante. No, questa è la materia è il cuore dell'esame l'applicazione addirittura applicazioni da 27 punti cioè praticamente uno può anche non dico non studiare ma ha fatto già l'esame pensateci anche voi online se avete delle domande usate il microfono perché io non, non leggo le, le chat ci siete online sì ah dice 03 ok quindi c'è una domanda nell'eventualità di una proposta come viene deciso il punteggio base e i bonus da ottenere e viene deciso appunto concordando insieme a voi la difficoltà della proposta. Cioè, se, voi vi, se voi mi proponete di fare il gioco del tris, secondo voi quanti punti vi do? Quanti me ne do? Sparate. Beh, Anche voi siete in grado di capire quanti punti potrei darvi. 23 per il gioco del Tris? 20? Lo facciamo in classe, supponiamo che non lo, facci che non lo facciamo in classe. Quanti punti vi darei per un gioco del tris dotato di intelligenza artificiale? Mazza, quanta intelligenza! 10 punti 8 punti, capito? Quindi siete anche voi in grado di un po' o meno prevedere quella che è la difficoltà. Eh, quelli che mi sono venuti a proporre Meta slug, io gli ho detto non fatelo, cioè talmente è difficile. Eh, ovviamente sono massimo dei punti, eh, ma non fatelo io ho detto non fatelo, non fatelo, non fatelo. Purtroppo hanno deciso di farlo e ancora non hanno finito. Quindi io, sono io stesso a dirvi non fate una cosa se per me è un pericolo per voi. Quindi io sono dalla vostra parte, non sono qui che dico ah, adesso vediamo questi che combinano. Mi divertirò. A me piacerebbe vedere questo Meta Slug. Lo, diventerebbe la copertina di questo corso. Ammazza, guardate come un trofeo. Guardate i ragazzi di questo corso che sono in grado di fare. Ma io continuo a dire a questi ragazzi: anzi, devo scrivere un'email: non fatelo, vediamo dove siete arrivati. Fermiamoci, fermatevi perché c'è altro da fare nella, nella laurea. Ok, lo so, ragazzi. È molto figo fare videogiochi. Usare Unity, eccetera, ma ragazzi ci vuole tanta, tanta, tanta pazienza e tempo per fare quelle cose lì. Dietro un videogioco ci sono tanti sviluppatori, tanto tempo, sviluppatori che lavorano anche 12-14 ore al giorno, non è quello che voi potete permettervi di fare. Ok, i videogiochi sono veramente complessi. Non Candy Crush, eh. ci sono due tipi di programmazione dei videogiochi, quelli di videogiochi seri. Tipo appunto questi anche i giochi, tipo un gioco molto carino ultimamente. Fatemi l'esempio di un gioco non banale, uh, bellissimo, come si chiama? Um... C'è un personaggio che si muove nel buio e può solo saltare, può solo avanzare con una musica molto particolare sottofondo. Sicuramente lo trovo. Tany Wings è pure un gioco molto carino, molto co abbastanza complesso. Time Wings, professore. Limbo. Forse intende Limbo? Intendo Limbo, bravissimo. Sì, l'ho trovato. Limbo è anche il suo successore. Il successore di Limbo è, è, è Inside. Inside, Inside eh, ragazzi, questo è un, un videogioco fatto. Mi eh? Vi piace? È un capolavoro inside, è un capolavoro. Questi sono. È un esempio di un di giochi che non hanno una grafica. Sicuramente inside è molto più curato di, di, di Limbo, eh, è abbastanza semplice come meccanica, come grafica. Tra l'altro, è fatto in Unity almeno. Eh, era fatto in Unity Limbo. Spero anche questo, però, c'è tanto si vede che c'è tanta cura nei dettagli. Quella cura nei dettagli può venire soltanto da tante persone che ci lavorano e tante ore di lavoro. Quindi non pensate che solo perché un gioco è 2D eh, sia facile da fare, che ci vuole, c'è il motore, c'è Unity, è 2D, ho le texture, me lo, me lo mangio il gioco, ci metto pochissimo. No, ragazzi, ci vuole un sacco di tempo per fare questi giochi. ok? Altre domande? Qual è il videogioco che giocate di più sullo smartphone? Eh, Call of Duty? Sì. Eh, no, non potete fare Call of Duty ovviamente. Eh? Sì. Io non li conosco più, eh, eh, non, non vi seguo più. più ok, giochi di tipo puzzle. Conoscete qualche gioco? Vabbè, Candy Crush, Prato Fiorito. Prato Fiorito, <ride> Fiorito l'ho dato come applicazione il primo anno di questo corso, l'ho dato, dato. Eh, quindi non, non lo posso ridare. È un'applicazione da, da 10 punti, ragazzi. Ma quanto può valere il Prato Fiorito, dai, A -Fiorito. Eh? A -Fiorito. è? Uno oh. Among. Ma, ma, sì, sì, among, è... us, among Us ah ok ok eh, non ci ho giocato, lo conosco di nome non, non, non ci ho giocato vabbè eh, ragionate un po' sulle vostre scelte ok ragazzi ricomponiamoci non abbiamo molto tempo a disposizione ho usato più del tempo che pensassi però ne vassa la pena perché penso di avervi dato delle informazioni importanti per il vostro esame ok quindi facciamo almeno un argomento, eh, non così avanzato, un argomento, eh, solo un argomento oggi, un argomento importante devo dire, però è, si, insomma, si esaurisce in, in una ventina di minuti spero. Ok, quindi resettiamo la mente, progetti, difficili, una settimana per pensarci. Potete cambiare progetto ovviamente, non l'ho detto, ma uno fa una scelta, può tornare indietro, posso sempre che sia disponibile l'altra scelta. Ripeto, vi aiuterò. Io vi invito a venire a venire nelle sessioni virtuali, non, non sono in presenza purtroppo. Vi invito a partecipare a quelle sessioni perché io vi elargisco dei veri e propri suggerimenti. Ok, quindi cercate di sfruttarle. Iniziate già adesso a pensare ai gruppi e a configurare Qt. L'ambiente di sviluppo. Bene. Parlando di QT, c'è uno strumento che dobbiamo imparare oggi. Eh, si chiama Signal e Slot ed è uno strumento che serve a potenziare la comunicazione tra oggetti. Che significa potenziare la comunicazione tra oggetti? Eh, nella programmazione oggetti voi come usavate la comunicazione? Immagino nella seguente maniera: se l'oggetto A deve comunicare con l'oggetto B, l'oggetto A deve possedere una maniglia dell'oggetto B, un puntatore, un riferimento a quell'oggetto. E se lo possiede gli dice, oggetto B, punto, questo è il modo per comunicare, punto, fai qualcosa. Questa è la comunicazione classica nella programmazione ad oggetti, che tra l'altro dovrebbe anche essere... Eh, no, vabbè, non è qui eh, visualizzata. Che significa potenziare la comunicazione tra oggetti? Che adesso vi fornisco uno strumento che è necessario nelle interfacce grafiche per disaccoppiare questa comunicazione. Che significa disaccoppiare? Che siccome in un'interfaccia grafica gli oggetti sono tantissimi, non possiamo pretendere che ogni oggetto conosca tutti gli altri oggetti. Cioè, se un oggetto deve comunicare con un altro oggetto, non deve per forza avere una sua maniglia, perché se così fosse i nostri listati, i nostri codici sarebbero molto complessi, quindi è necessario un meccanismo di disaccoppiamento. Cioè io sono un pulsante, un utente mi ha premuto e io comunico non a un oggetto nello specifico, comunico a tutto il mondo che io sono stato premuto. Poi se c'è un altro oggetto che sta ascoltando in questa stanza questa voce, questa comunicazione, quell'oggetto reagisce in funzione di quello che ha ascoltato. Quindi la comunicazione diventa indiretta, non più diretta. Cioè io comunico al mondo, nella stanza in questo caso, nella stanza c'è qualcuno che sta ascoltando la mia comunicazione e reagisce di conseguenza. Questo meccanismo in altri framework si chiama anche listener, listening. Quindi QT lo chiama signa slot, altri framework lo chiamano listening. Listening significa ascoltare, mettersi in ascolto di... Anche nella programmazione web si usa il listening, quindi è un, un concetto che si ritrova in tutti i, i framework, in tutti gli ambienti di programmazione grafica. Ora, eh, lo strumento eh, è fatto di um, un, un metodo connect che serve per creare questa uh, relazione questa connessione tra un oggetto di, eh, di eh, sorgente che emette una comunicazione che vuole comunicare qualcosa e un oggetto di destinazione che vuole raccogliere quella comunicazione. Ora però non vediamo questa, eh, questa, questa riga, questo Hello World 3, questo è l'obiettivo di oggi, noi arriviamo, vogliamo arrivare a scrivere una cosa del genere, ma ovviamente ancora non sappiamo di che stiamo parlando. Quindi dobbiamo capire che cos'è un signal. E cos'è uno slot? Questi due elementi insieme creano la comunicazione indiretta. Comunicazione significa messaggi, quindi il Signal è il messaggio, semplicemente. È un messaggio che un oggetto può mandare per informare gli altri di un suo cambiamento di stato, quindi è quello che ho detto prima: comunico all'universo, comunico a tutto il mondo che mi è successo qualcosa. Per esempio, se andassimo dentro la classe Q Abstract Button. Q Abstract Button è eh, la classe che sta sopra Q Push Button. L'abbiamo usato Q Push Button l'altra volta, no? Per mettere il pulsante al centro della finestra. Bene, Q Push Button è un caso specifico di una classe più generica che si chiama Abstract Button, che serve per modellare i meccanismi che sono comuni a tutti i pulsanti. Tutti i pulsanti hanno sicuramente un aspetto in comune. Quello di essere cliccati col mouse e allora se noi andassimo dentro la classe QAbstractButton, abstract button vedremo una cosa che non è più c ⁇ standard nel c ⁇ standard abbiamo sezione private sezione public sezione protected dentro la classe giusto nel c ⁇ dqt abbiamo anche una sezione signals la sezione signals significa che questo oggetto gli oggetti di questa classe possono emettere dei messaggi che eh, hanno per nome quello che io ci scrivo. Quindi questo non è un metodo, anzi guardate, non va implementato. Questo non è un metodo che noi mettiamo le parentesi graffe e scriviamo quello che c'è dentro, perché dentro non c'è niente, è solo un messaggio. Io dico, il messaggio è il nome stesso del, del, del metodo, ma non è un metodo, è il nome stesso del segnale. Cioè dire, dire clicked significa che gli oggetti di questa classe possono emettere segnali di tipo clicked quando, quando verranno cliccati. Quindi chi è che emette il segnale clicked? Da qualche parte nel codice del pulsante, eh, in particolare in quella parte in cui dialoga il pulsante con il sistema operativo, eh, per dire sistema operativo, il mouse dove sta? Che sta facendo? Per caso ha cliccato? Ma ha cliccato dentro di me? Se tu hai cliccato dentro l'area mia del pulsante, allora io emetto il segnale clicked. Quindi questa è la dichiarazione del segnale clicked. Questa è l'emissione del segnale clicked. Quindi questa dice che gli oggetti di questa classe possono mandare segnali di tipo clicked, ma effettivamente questo è il momento in cui quel segnale viene inviato. A chi viene inviato? Questo è il problema. Inviato nello spazio, nell'aria, nell'etere, inviato. Il mondo conosce questo segnale, adesso questo segnale è visibile a tutti. Non restituisce mai alcun valore, è sempre void, perché un messaggio è un messaggio, un messaggio, io mando un messaggio, punto. Però può trasportare qualcosa, perché certo un messaggio potrebbe trasportare delle variabili, per esempio in questo caso non trasporta nulla, cioè il messaggio è l'avvenimento dell'evento stesso, cioè il fatto che questo segnale sia stato emesso già è tutto quello che serve sapere ma per esempio potrebbe trasportare potrebbe trasportare una stringa immaginate le, eh, eh, il segnale di tipo text changed un'area di testo potrebbe mettere un segnale di tipo text changed cioè il testo dentro l'area di testo è cambiato ho capito è cambiato ma qual è il nuovo testo lo trasporto attraverso il segnale quindi quello è un caso in cui si può trasportare una variabile, in questo caso una variabile, un messaggio che è appunto il testo contenuto. Non va mai implementato, perché non va mai implementato? Perché questo è un codice C non standard che il meta Object compiler trasformerà in codice C standard. Come lo trasforma non ci riguarda. Un segnale può essere connesso, però questo lo capiamo solo dopo quando facciamo gli slot, a n maggiore o uguale di 0 slot però non sappiamo ancora cos'è uno slot quindi mettiamo da parte questa cosa e ci torniamo dopo un segnale è emesso tramite la parola chiave emit quindi vabbè, in questo slide che abbiamo imparato che eh, dobbiamo mandare un messaggio al mondo emettiamo un segnale possiamo emetterlo solo se il nostro oggetto ha nella sua classe dichiarato che quello è un segnale ok, ma se da una parte noi i segnali, i messaggi li mandiamo nell'aria c'è qualcuno che li deve raccogliere questi segnali. Questo qualcuno è lo slot. Quindi il signal è il messaggio. Lo slot è quello che raccoglie il messaggio. Quindi è una funzione deputata a raccogliere, a rispondere, più che rispondere, non è una risposta, è un processare. Quindi non voglio essere ambiguo quest'anno, deputata a processare uno o più signal è un metodo anche questo dichiarato nella classe, quindi così come avevamo la sezione signals, qui abbiamo la sezione slots. Quindi private, protected, public, slots. Gli slots sono dei metodi effettivamente, quindi possono essere public, private o protected, in questo caso public, ma non è obbligatorio. Quindi questi sono dei metodi, cioè questi fanno qualcosa, mentre il segnale non fa niente, è emesso nell'aria lo slot deve fare qualcosa generalmente non ritorna alcun valore perché deve fare non deve restituire deve fare però può accettare argomenti in ingresso è indovinate un po' che accetterà mai come argomenti ingresso quelli relativi ai segnali che deve catturare cioè se il segnale non ha argomenti ingresso lo slot non deve avere argomenti ingresso perché io ti do un messaggio che non contiene niente e io ricevo quel messaggio che non contiene niente, c'è cioè una simmetria. Ma viceversa, se questo messaggio avesse trasportato una stringa, anche lo slot avrebbe dovuto avere in ingresso una stringa. È un metodo, va definito come qualunque altro metodo nell'Eder o nel CPP, a di si voglia. e siccome è un metodo, può essere invocato come qualunque altro metodo. Cioè, voi potete nel vostro codice improvvisamente dire. Invoco questo metodo, potete fare anche se uno slot è un metodo, è un metodo speciale, ma è comunque un metodo. A questo punto ci manca il passo di congiunzione. Abbiamo detto che i segnali sono dei messaggi che io invio nell'aria, ma gli slot sono coloro che catturano questi messaggi e li processano. Come faccio a dire slot tu devi catturare questo tipo di messaggi? Come faccio a creare questa connessione? Attraverso il metodo di connessione connect. Connect è un metodo statico della classe QObject. QObject è la classe che sta al vertice di tutta la gerarchia di tutte le classi di Qt. Quindi tutte le classi di Qt tranne due tre eccezioni ereditano da QObject. QObject ha un metodo statico che serve per connettere segnali di un oggetto con slot o dello stesso o di un altro oggetto. Quindi cosa fa Connect? Connect dice, dato un oggetto sorgente, che potrebbe essere un pulsante, io connetto il suo segnale, signal, quindi questo è un costrutto, è una macro questa del preprocessore, eh, quindi connetto un segnale e qua ci devo mettere il, la firma di quel segnale, quindi nel caso di prima era clicked, connetto clicked di sorgente. Vediamo adesso nell'ello world vedete connetto il segnale clicked del pulsante button allo slot tal dettagli dell'oggetto di destinazione tal dettagli chi può essere l'oggetto destinazione? per esempio potrebbe essere la finestra se io devo chiudere se io devo chiudere l'applicazione la, 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 anzi l'oggetto destinazione è l'applicazione stessa infatti nell'ello world 3 L'oggetto di destinazione, perché c'è il riferimento, perché deve essere un riferimento. Questo è un puntatore, quindi già un indirizzo, l'applicazione no, quindi ci devo mettere l'operatore di indirizzo. Quindi collego il segnale clicked del pulsante, questo qui, allo slot quit dell'applicazione tal dei tali. Quit è uno slot, un metodo dell'applicazione QApplication che serve per dire chiudi applicazione, termina l'applicazione. Eh, non bisogna indicare i nomi dei parametri ma soltanto eh, il loro tipo quindi eh, in questo caso non c'è niente qua dentro non c'è niente qua dentro perché sono segnali e slot che non hanno niente in ingresso ma se avessero avuto in ingresso un booleano qua sarebbe apparso bool e qua sarebbe apparso bool ma non è un valore cioè ragazzi questa non è una chiamata a funzione è un collegamento tra il segnale click di button e lo slot quit di app cioè stiamo dicendo che quit si mette in ascolto dei segnali clicked di button. Ecco il meccanismo di listening che sta anche in altri framework. È un mettersi in ascolto di... Cioè siamo in una stanza dove ci sono un sacco di segnali e ci sono un sacco di slot, ma non è che tutti ascoltano tutto, altrimenti sarebbe un caos. Io sono selettivamente in ascolto di alcuni segnali. Quit è in ascolto del segnale clicked del pulsante button. Sono supportati come tipi trasportati nei messaggi, nei segnali e quindi anche negli slot, sicuramente i tipi nativi e quelli di Qt. se volete trasportare un tipo nuovo, che ne so, in questo caso string, ma string negli ultimi Qt è stato inserito tra quelli registrati, bisogna registrarlo all'inizio dell'applicazione. Se volete trasportare, che ne so, un vector, eh, lo dovete registrare come tipo trasportabile nei segnali. Però, ragazzi, è molto raro, cioè... Trasportare un vettore in un segnale non è una grande idea perché significa fare una copia di quel vettore solo per informare un altro oggetto. No, si trasportano cose leggere. Ecco perché tipicamente si trasportano solo tipi nativi. Bene, qualche regola che però già abbiamo intuito non posso connettere qualunque slot con qualunque segnale. Ci deve essere. Una, una compatibilità. Cioè, questo è un segnale range changed. Che tipo di segnale è range changed? Range changed è un segnale che, per esempio, può essere invocato, eh, può essere emesso da. Ehm, avete presente, avete presente questa barra qui? Questa barra qui mi dice. In che punto mi trovo dentro un certo range? Okay? Ora esistono anche i range a doppio intervallo, cioè intervallo di inizio e intervallo di, di fine, sono quelli con due, con due cursori. Avete mai usato un editor di video? Una, ne so, un VLC? Una... Avete, avete mai avuto due cursori? Dovete fare un trim di un video, dovete, dovete tagliare un video, ok? Quindi avete l'inizio e la fine, ecco quell'elemento grafico. Che c'è in Qt tra l'altro, VLC è fatto in Qt tra l'altro, eh, ha segnali, emette segnali di tipo range changed, che trasportano due interi, inizio e fine. Un segnale di questo tipo si può connettere solamente ad uno slot che eh, ha due interi. Quindi vedete la compatibilità, due interi qui, due interi qui. Due interi qui, un intero qui. È possibile è possibile che eh, il, lo slot ignori uno degli argomenti, quindi è possibile che lo slot ignori alcuni degli argomenti trasportati dal segnale, quindi possono essere ignorati, quindi lo slot può ignorare uno o più argomenti, addirittura in questo caso li ignora tutti. Quindi queste tre connessioni sono tutte e tre possibili. Può ignorare, ma non può inventare, quindi se noi qua abbiamo un segnale che trasporta un intero, Value change per esempio la, la, la barra a destra del cursore, non posso connetterla con uno slot che prende due interi, perché il secondo dove lo piglia? Se il messaggio qui non c'è, qui non si può inventare dal nulla le cose. Questo va bene, questo va bene perché ignora, questo non va bene perché qua c'ho string, qua c'ho int, quindi non posso trasformare oggetti in altri oggetti, questo non va bene perché qua non c'è niente, qua c'è qualcosa, non posso inventare, lo slot non può inventarsi le cose. E questo ovviamente va bene, perché è compatibile. Che succede quando noi sbagliamo? Se, su, che succede quando noi cerchiamo di eh, connettere qualcosa che non è compatibile? Per esempio, eh, non è compatibile perché ti stai inventando qualcosa, o non è compatibile perché proprio non è lo stesso tipo di messaggio trasportato? Beh, Qt dirà una cosa di tipo, eh, se non trova il segnale, dice no such signal, se non trova lo slot dice no such slot eh, se invece non sono compatibili gli slot con segnale dice eh, incompatible send receiver e queste cose le dice a tempo di esecuzione ora facciamo un breve esempio e lo vediamo connessioni e disconnessioni sono realizzate a tempo di esecuzione e quindi c'è anche un metodo di disconnessione che è utile raramente ma può essere utile cambiare idea e dire io avevo detto che quello slot era in ascolto di quel segnale cambio idea e faccio una disconnessione mm, non c'è nient'altro da dire se non che eh, un segnale può essere connesso anche a zero slot come è possibile? beh io quando faccio l'ello world io non ho fatto nessuno slot all'inizio no l'ello world delle altre volte eppure il pulsante emetteva segnali di tipo click, quando io ci cliccavo, lui emetteva segnale clicked, però non c'era nessuno slot che li catturava. Quindi l'applicazione continua a funzionare anche se voi non li catturate quei segnali. Anzi, quando io sto eseguendo un'applicazione, tipicamente vengono eh, emessi centinaia, migliaia di segnali in un minuto, quindi molti di questi vengono persi, non vengono raccolti. Stessa cosa, uno slot potrebbe anche non essere connesso a nessun segnale. Certo è un po' uno spreco, però nessuno impone che sia tutto questo connesso. Quindi, eh, beh, innanzitutto andiamo a eh, vedere l'Hello World 3. Quindi andiamo nel nostro CMake, hello World, hello World 2 build, lo facciamo diventare 3 e questo lo facciamo diventare lo word 3 Sì Ok, quindi ho creato un'applicazione, ho creato un pulsante e connetto il segnale click di quel pulsante con lo slot quit dell'applicazione stessa. E stavolta, se tutto va bene, se lui dice che se non si lamenta che i slot non sono compatibili, questo non è quello che sto dicendo, succederà che adesso quando io clicco verrà emesso il segnale click e verrà raccolto dallo slot dell'applicazione che si chiama quit, quello slot non fa altro che chiudere l'applicazione e quindi finalmente adesso abbiamo un pulsante che fa qualcosa. Eh, che altri slot c'ha l'applicazione? Ad esempio se qua ci mettiamo quit, secondo voi mi darà un errore a tempo di compilazione o a tempo di esecuzione? Non c'era uno slot quit. Proviamo. Compila. Perché quello che voi state qua dentro dicendo non è, non state programmando in senso stretto, state soltanto comunicando a Qt qualcosa, ma non al compilatore. Il compilatore lo andrà a cercare, cioè il compilatore dice ok, se c'è uno slot quit, io lo cerco a tempo di esecuzione. Quindi succederà che a tempo di esecuzione, lui dice... Eh, un, uh, dice, 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 più giù, più giù mannaggia, no such slot q application quit quindi ovviamente adesso non funziona più nemmeno il chiudi del pulsante ma lo stesso anche se io mi invento un argomento che non c'è dirà che non esiste nessun quit che prende l'ingresso in intero allo stesso modo non esiste nessun segnale clicked clickedf non esiste nessun segnale quindi dirà che non esiste nessun segnale. Clic. Quindi guardate gli errori che appaiono a schermo perché a volte succede in un gioco, in un'applicazione complessa che non funzionano delle cose perché magari uno ha fatto un errore di battitura. L'errore di battitura, qua il compilatore non vi aiuta perché questo non è programmazione C. Ok? Bene. Uh, facciamo un ulteriore esempio, giusto per capire una cosa, e poi terminiamo la lezione. Saltiamo per adesso l'interpretazione. Eh, di questo signal slot il fatto che implementi un design pattern observe non adesso non è il momento di fare questa cosa vediamo un esercizio svolto è un esercizio in cui c'è eh, un, una classe che emette un segnale e un osservatore che è un ascoltatore che cattura questo segnale quindi anziché usare nell'applicazione che abbiamo visto prima usiamo cose già pronte cioè abbiamo usato la classe co-application che ha lo slot quit è la classe cupus button che ha il segnale clicked, ok ma se dobbiamo essere noi invece a definire segnale slot come si fa? Ehm, lo vediamo subito quindi è un esempio di come definire da zero signal slot signal, signal slot build signal slot Abbiamo definito delle classi, non le ho messe in file separati perché erano classi molto semplici. E queste classi, questa è una cosa che capiremo domani, domani faremo la classe QObject. Quando noi realizziamo una classe in Qt che usa dei costrutti non del C++, per esempio i signal, il slot, dobbiamo dire che è eredita da QObject, perché... Ereditando da QObject, noi abbiamo tutti questi meccanismi come i Signal e i slot che ci servono. Dobbiamo ereditare da QObject e dobbiamo anche introdurre questa macro all'inizio che, se ci andiamo a vedere dentro, va a questa cosa a definire tutta una serie di, di, di cose. Poi vedremo che cos'è MetaObject, definisce delle cose che ci servono. Cosa fa questa classe subject e cosa fa questa classe observer? La classe subject ha un'unica un, un variabile membro intero che si chiama val. C'è un getter e c'è un setter e c'è uh, una sezione signal che si chiama value changed int. Value changed significa che questa classe, gli oggetti di questa classe, emettono un segnale value changed quando i, il valore eh, che eh, tiene dentro cambia. Quindi dentro l'implementazione di set value c'è l'emissione del segnale. Quindi qualcuno mi ha fatto set sull'oggetto? Io cambio il valore? Allora, oltre a cambiarlo, emetto nel mondo, nell'aria, nella stanza, nell'universo, emetto il segnale value changed. Vedete come la programmazione oggetti si sta disaccoppiando? Cioè io voglio informare tutto il mondo che io sono cambiato, non un particolare oggetto. Quindi io, classe subject, informo tutto il mondo che mi è cambiato il valore. Ci sarà uno spione. Observer che avrà uno slot che si chiama Print è uno slot che non fa altro che eh, stampare il valore eh, del messaggio che gli è stato passato. Quindi l'observer, se andiamo a vedere dentro Print, è una classe come tutte le altre. Eh, ha un print, un C out, Val, niente, niente di eccezionale. Ora vi faccio la domanda: subject e observer in questo momento sono connessi? Cioè, se li avessi messi in due file separati, header ed header, avrei dovuto fare l'inclusione dell'altro header e viceversa? Sì o no? Uno dipende dall'altro, sì o no? C'è una dipendenza diretta tra i due, sì o no? La risposta è booleana, buttatevi. No. No, non c'è no. nessuna dipendenza diretta. Cioè, Observer... Non gliene frega niente che esista un subject e a subject non gliene frega niente che esista observer. Io li ho messi nello stesso file, ma se li avessi messi in due file separati, mai avrei dovuto fare include di subject o include di observer.h. Cioè sono due oggetti che vivono in due mondi paralleli. Eppure c'è qualcuno che li connette. Ecco perché è disaccoppiata adesso la connessione, perché c'è qualcuno dall'alto che decide chi deve ascoltare chi. Quindi Istanzio subject, istanzio observer, setto 2 a subject e solo dopo connetto cosa? il segnale value changer di subject con lo slot print dell'observer. Faccio un nuovo set, vedo che succede. Disconnetto, faccio un nuovo set, vedo che succede. Quindi che succederà, ragazzi? Che prima della connessione. Prima della connessione, siccome nessuno è in ascolto di quel segnale value changed, questo set value emetterà un segnale che andrà perso. Quindi, nessuno si accorgerà che eh, è stato settato 2 al, al subject. Ma dopo che faccio la connessione, l'observer se ne accorgerà perché ci avrà uno slot eh, collegato a quel segnale. Se ne accorgerà, quindi stamperà il valore. Dopo la disconnessione, di nuovo non se ne accorgerà e quindi non stamperà quel valore. E quindi, e quindi questo succede viene stampato soltanto 3 perché 3 sta dopo la connessione e prima della disconnessione quindi ragazzi per adesso terminiamo qui questo è un esempio semplice vuole essere un esempio semplice di come io ho due oggetti in questo caso e li faccio comunicare in maniera indiretta cioè in, da nessuna parte l'oggetto subject a una maniglia dell'oggetto observer e viceversa sono collegati attraverso questo meccanismo signal slot di disaccoppiamento questo sarà fondamentale perché, perché se voi state in un gioco e eh, per esempio ehm, avete l'interfaccia grafica con il pulsante di intelligenza artificiale che premuto fa partire l'intelligenza artificiale la grafica cioè la classe grafica non sa che esiste l'intelligenza artificiale emette un segnale che deve partire emette il segnale pulsante ai click se c'è l'intelligenza artificiale separata in un'altra classe, l'oggetto ci dice ah è stato emesso questo segnale, allora io devo partire. Quindi vedete la disaccoppiamento tra grafica e intelligenza artificiale, quello che vi dicevo qualche lezione fa: dovete disaccoppiare la grafica dalla meccanica di gioco dall'intelligenza artificiale. Cioè le tre cose potrebbero essere intercambiabili. Io cambio la grafica, io cambio il meccanico di gioco, io cambio l'intelligenza artificiale, ma non dovrebbero dipendere le une dalle altre. Bene, terminiamo qui la lezione e ci vediamo domani continuando su questo argomento.